7 dicembre 2019 ci troviamo all'Acustico di Salerno per assistere a una iniziativa promossa da alcune associazioni, promossa a dire la verità dal Arci Salerno, alla quale poi si sono associate moltissime associazioni, fra le quali anche la nostra radio. Radio Vostok, una radio ribelle che ha sempre seguito e seguirà sempre le vicende del popolo curdo o le vicende di coloro che appunto lottano per l'uguaglianza, per la pace e per i diritti, un diritto. Siamo qui per appunto assistere a un concerto per il Kurdistan, per attenzionare l'opinione pubblica, perché attenzionare l'opinione pubblica sulla tragedia del nord della Siria e in particolare su quello che sta accadendo nella regione Rojava. Ecco, una zona storicamente abitata dai curdi. Ecco, io questa iniziativa di stasera, appunto il concerto promosso da molte associazioni del Salernitano, serve sostanzialmente sia per attenzionare di nuovo sulla vicenda curda, ma anche per raccogliere fondi da utilizzare per un supporto umanitario e sanitario alla popolazione curda. Nostri ospiti a questa chiacchierata sono Ilmaz Orkan, coordinatore dell'ufficio informazione del Kurdistan in Italia. Io l'ho chiamato, quando ci siamo presentati, ambasciatore del popolo curdo in Italia, perché lui è il massimo esponente dei rappresentanti curdi in Italia. Poi c'è Ildir Alican, che è presidente di Mezzaluna, del Kurd, Luna Rossa, Mezzaluna Rossa del Kurdistan in Italia, e poi la dottoressa Angela Mona, che è del Comitato Nazionale Un Ponte Per. Quindi tre associazioni che si interessano sostanzialmente di quello che accade, di aiutare appunto il popolo curdo. Ecco, io vorrei innanzitutto fare la prima domanda a Mr. Orkan. Ma qual è la situazione oggi, adesso, a Rojava? C'è il conflitto? Continua il conflitto? Qual è la situazione sociosanitaria? Qual è la condizione delle donne, dei bambini? Qual è la condizione di vita in quella regione? Perché devo dire, Presidente, devo dire che si è parlato molto, i mass media hanno parlato molto quando c'è stato il voltafaccia dell'imperialista americano, si è parlato quando c'è stato l'avvio dell'invasione turca in quelle aree, poi c'è il silenzio, come se tutto fosse finito e come se tutto adesso fosse stato risolto. Ecco, noi vorremmo sapere, per dare appunto notizia ai nostri radioascoltatori, ai nostri utenti e ai nostri affezionati, qual è la situazione. Sì, situazione sicuramente non è molto buona, perché quando è iniziato l'invasione turco verso Rojava, anche chiamiamo Federazione Nord-Est Siria, c'era una attenzione molto forte, specialmente da parte dei popoli in America, in Europa e tutto il mondo. Quando gli americani hanno visto che c'è questa attenzione forte, allora volevano un po' abbassare questa cosa. Subito lui ha mandato suo vicepresidente in Turchia
per fare un accordo con Turchia, e loro anche hanno fatto questo accordo per abbassare un po' tensione, perché la guerra non ha fermato, loro hanno fatto, se anche c'è stato fuoco, dice 8 ottobre, però la guerra continua, perché turchi non attaccano solo con loro esercito, anche quasi 15.000 jihadisti adesso sono lì. Erdogan chiama esercito nazionale siriano, perché prima c'era esercito libero siriano e questi erano solo fratelli musulmani, invece adesso tutti i jihadisti sono partecipati, tutti quelli ex militanti di ISIS, Daesh, Jabhat al-Nusra, Ahrar al-Sham, quasi una trentina gruppi jihadisti adesso sono lì, e Erdogan vuole che proprio con questi jihadisti prendere una rivincita, che curdi con coalizione, loro hanno fatto una grande battaglia contro lo Stato Islamico e crollato, però adesso nuovamente con un nuovo nome e sotto ombrella di Turchia, un Stato, un paese di membro di NATO, facendo tutte queste cose. E allora per quello paesi europei, anche America, tantissimi diversi paesi sono silenziosi, perché secondo loro Turchia ha un stato di NATO, per quello non può fare male. Invece i nostri rapporti, anche un rapporto ha fatto un ponte per con Heyva Sura Kurdistan in Rojava, dicevano che di più 1.000 persone sono feriti solo con questa invasione, e questi sono civili, non sono guerriglieri di la Forza Democratica Siriana oppure YPG, YPG. Di più 300 persone sono morti, include bambini, le donne, eccetera. E con questa cosa anche di più 300.000 popolazione sfollati, che loro sono scappati da confine, andati verso Raqqa, Haseki, Qamishlu, Minbic, diversi parti, perché Rojava oppure nord Siria include sette diverse regioni. Tre regioni sono regioni curdi, maggioranza, Cizre, Eufrate, Afrin, però altre quattro regioni sono maggioranza arabi, come Deir ez-Zor, Raqqa, Tabqa e Minbic. In totale sono 5 milioni. 1 milione sono già rifugiati che sono arrivati da Damasco, Aleppo, diciamo immigrati interni. Però adesso con questi 1 milione anche abbiamo altre migliaia di immigrati interni, che adesso per esempio tantissime scuole di Rojava non funzionano, perché usano queste scuole come campi profughi. Tutti questi popoli che sono scappati da Serikani e Grespi adesso sono lì. Turchia e quello gruppo jihadisti hanno occupato due città, Grespi e Serikani. Adesso questi jihadisti vogliono largare questa terra anche, per quello la guerra... Quindi c'è una ripresa dell'azione dei jihadisti. Certo. Il pericolo che voi dicevate appunto quando gli americani sono andati via, gli hanno voltato le spalle e la Turchia ha iniziato a, con la scusa di creare un cuscinetto di 30 km, ha iniziato ad invadere. E voi eravate preoccupati? Ma per esempio questo, quando parlando 30 chilometri, sì, non è un deserto. 30 chilometri vuol dire occupare tutto Rojava, perché grande parte città di curdi su questo confine, inizia a Derik fino a Afrin, tutti sono le città curdi queste. Sì. E adesso già Turchia occupa terra morta, no, è terra popolare. Sì, è proprio Turchia vuole controllare quello autostrada M4 per controllare tutta Siria, non solo le zone curde, perché questa autostrada viene da Iraq, va verso Damasco, Aleppo, eccetera. Per quello motivo loro vogliono proprio controllare questo. Secondo me non è solo questo, come ho detto prima, una rivincita di jihadisti. Per quello motivo, come curdi insieme con coalizione hanno distrutto
sotto questo Stato islamico. Adesso anche i turchi vogliono con jihadisti, nome esercito nazionale siriano, vogliono distruggere questa autonomia. Per quello sempre abbiamo chiamato tutti i paesi europei specialmente, perché questo non è una guerra che per interessi europei, è molto vicino per l'Italia. Per esempio, da Roma a Kamishlo, se c'è un volo diretto, può essere 2 ore e mezza, si può arrivare lì. Però fino ad ora purtroppo paesi europei anche non hanno fatto tante cose, o che hanno condannato anche qualche decisione di Commissione Europea, Parlamento Europeo ci sono. Però la nostra richiesta non è questo. La nostra richiesta, noi diciamo, venite, conoscete questa autonomia di Rojava, e anche il comunità internazionale deve conoscere questo. Il secondo deve fare una zona cucinetto oppure un no-fly zone, comunità internazionale, non è Turchia, perché Turchia ha un odio verso i curdi, non si può spiegare anche questo odio. Io penso che se un giorno i curdi decidano con qualche paese grande andare sulla luna, creare un villaggio, Turchia anche attacca questo villaggio solo per curdi. Per questo motivo non abbiamo fiducia verso Turchia, che Erdogan oppure il Stato turco può venire lì, può lavorare per diritti. Non è possibile, perché già Nord Turchia abbiamo 72-73 municipi comuni, già fra 6-7 mesi lui ha tolto quasi 28 nostri sindaci e presidenti municipi. Per questo, prima di tutto, Turchia deve fare la democrazia in Turchia, deve rispettare diritti in Turchia, sui cittadini, e dopo può parlare a altri paesi. Adesso è diventato un paese colonialista, ha occupato quasi 6-7 città di siriani, come Afrin, come Bab, Azaz, Jarablus, adesso Serikani e Grespi. Vediamo il suo progetto cos'è. Secondo noi, lui pensa che 2023 la Repubblica Turca diventa 100 anni. Questo anniversario vuole un po' allargare la sua cartina geograficamente, sia le parti di Siria, Aleppo e più, verso giù, verso Kamishlo, anche le parti irachene. Un riassestamento geopolitico. Sicuramente. Anche lo sfruttamento sia del petrolio, ma anche dell'acqua. Anche, certo. Acqua, petrolio, territorio, sì. Perché secondo loro, quando è successo questo trattamento di Lozano, deve rimanere questa città, provincia di Aleppo e le zone curde, anche Mosul e Kirkuk. Adesso lui vuole prendere tutti questi territori. Invece noi, come curdi, noi abbiamo deciso per combattere, resistere contro tutta questa invasione, però il nostro appoggio dovrebbe essere appoggio ai popoli internazionali, perché purtroppo stati per interessi non fanno niente fino ad ora. Grazie, grazie Presidente. Io farei a questo punto una domanda, anche alla luce delle cose che ha detto Mr. Orkan, farei una domanda a Ali Chan, che è appunto presidente di Mezzaluna Rossa Kurdistan in Italia. Ecco, si cerca in tutti i modi di soffocare il progetto, lo diceva anche Mr. Orkan, il progetto di unificare sotto un unico Stato i curdi, che voglio ricordare a chi ci ascolta, sono 40 milioni di persone che sono sparsi un po' dappertutto, insomma in quattro stati: Turchia, Iran, Iraq e Siria, se non sbaglio. E quindi vogliono soffocare in tutti i modi questa idea di Stato che si fonda sul confederalismo democratico. Ecco, noi sentiamo parlare
noi occidentali, quindi da lontano, di questa esperienza, di questa idea che ha avuto l'ideatore, insomma, di questo progetto. Ma ce lo volete spiegare un poco? Che cos'è? Che tipo di partecipazione? Ecco, il Mr. Okan parlava di municipi, parlava di realtà assembleari. Ecco, se siete così gentili da spiegarci il senso di questo progetto del confederalismo democratico che voi cercate di applicare da sempre. Prima cosa, grazie a ACI di Salerno, grazie Comune di Salerno, grazie a tutti quelli che questa serata ha organizzato, grazie anche a Radio Vostok, per noi è importante questa iniziativa stasera. E noi come Mezzaluna Rossa Kurdistan, durante la guerra di Rojava abbiamo fondato da parte di un gruppo curdo italiano durante la guerra di Siria. La guerra di Siria più di 8 anni c'è, e dopo liberazione di Kobani siamo organizzato una delegazione, siamo stati a Kobani per vedere da qui, proprio arriva poco notizia, come ora sta parlando pochissimo, non parlano proprio niente, cosa sta succedendo nord della Siria, Rojava. Noi siamo quando è entrato di Kobani, come associazione 80% hanno distrutto, una cosa terribile, parte di questi terroristi hanno avvelenato di pozzi di acqua, hanno distrutto agricoltura, tutti, proprio non c'era niente, proprio hanno lasciato questi popoli, sembra un altro pianeta, venuto un altro mondo, nessuno, non aiutavano questo popolo. Noi come associazione abbiamo subito preso questi progetti con Wiki, Ufficio di Informazione Kurdistan, Corrente Kurdistan Italia, tutti i compagni italiani, e abbiamo preso 3 progetti, questi sono tre progetti, prima di servizi sanitari, secondo di la scuola e terzo di Casa delle Donne. Noi quando siamo tornati in Italia siamo riusciti subito di raccogliere dei fondi per aiutare queste popolazioni. E invece siamo riusciti di fare questo, ringraziamo a tutti gli italiani come stasera ha organizzato queste iniziative, è una cosa grande per raccogliere dei fondi per loro, veramente importante, perché la guerra di Siria non è che oggi è problema solo problema curdi, problema a noi tutti, come da 2018, 19 gennaio da parte di dittatura Erdogan, quando ha bombardato di cantone Afrin. Cantone di Afrin prima di guerra di Siria era 200.000 abitanti, proprio ISIS non c'è entrato proprio niente lì. Dopo la guerra di Raqqa, di Mosul, sono entrati 1 milione, 800.000 di profughi ospitati da parte di cantone di Afrin, hanno fatto una cosa grande. Turchia cosa ha fatto? Con quali soldi? Europa ha dato 6 miliardi di euro. Con questi soldi ha bombardato il cantone di Afrin. Una cosa terribile, perché non risolvono mai problemi immigrati così, mandare soldi in dittatura, perché ci sono tante associazioni ONG come un ponte, ci sono tanti che lavorano sì, dove c'è in sì di guerra. Possiamo direttamente mandare soldi a loro, non da Erdogan, perché Erdogan non risolve mai il problema di immigrazione, perché quando il cantone Afrin hanno bombardato tutti, questi 1 milione sono spariti tutti, sono spostati un po' a Raqqa, Mosul, Kobani, sono spostati di Iraq, Europa, proprio con soldi Europa hanno fatto questo, non hanno risolto proprio niente. Invece ora cosa è successo? 2019, 9 ottobre, perché colpa nostra tutti, perché questo siamo stato in silenzio, quando i turchi 2018 è bombardato cantone Afrin, Europa è stato in silenzio, è girato spalle sul popolo curdi, perché Europa ha dimenticato il popolo curdi, perché ricordiamo bene che 2014, 2013, 2015 questi terroristi hanno minacciato tutto il mondo. Donne curde hanno combattuto contro questi terroristi, hanno liberato di Rojava, hanno
hanno fondato il confederalismo democratico, vivere tutti insieme, arabi, turchi, armeni, tutti vivere insieme, ha funzionato anche bene, anche il cantone Afri funzionava bene, perché se c'era un sindaco c'era una femmina, una maschio, invece ora non è così, ora proprio tutti hanno messo quelli di scappato di Iraq, di jihadisti, Al-Qaeda, tutti quelli che sono famiglie scappate in Turchia, hanno messo loro, non ci sono di proprio di uno di proprio di popolo di Afrin, sono di quelli che sono scappati da Raqqa, da Mosul, di ISIS proprio, hanno messo dentro di cantone Afri, questa è una cosa terribile che sta succedendo, perché vuole distruggere il confederalismo democratico, perché il confederalismo democratico è una cosa, è una vivono tutti i popoli insieme, in dittatura non va bene questo, perché per dittatura non va bene, proprio fa eliminare, perché non va bene questa cosa, invece distrutto. Quindi scusami, è un'idea di partecipazione, sì. Di partecipazione, ma anche di, come dire, di eguaglianza di genere fra uomo, donna. Sì, sì, tutte. E si dà una grande importanza alla gestione assembleare. Una decisione viene presa dopo aver sentito i vari organismi. Sì, sì, è così. Certo, vivere tutti insieme, popoli insieme, è importante, perché mai successo questo Medio Oriente. Arabi, turchi, assiri, armeni, tutti vivere insieme, tutti religione, se sei cristiano, se sei musulmano, se sei atao, vivere tutti insieme, c'ha tutto il rispetto questo. Questa era cosa una importante. Tutti vivevano in pace, invece da parte di Turchia voleva fare distruggere questa cosa, piano piano è cresciuto, perché Rojava è futuro Medio Oriente, questo è importante, perché piano piano cresceva questa confederazione, invece hanno distrutto questa cosa, anche per l'Europa non va bene, perché come ora hanno bombardato il 19 ottobre, era Europa proprio è silenzio. Inizio hanno parlato una settimana proprio, perché hanno dichiarato in cessato di fuoco. Ci sono troppi interessi. Sì, sì, ci sono tanti interessi. Hanno interessi dichiarato di vendita di armi, non lo sottaciamo questo. Sì, il cessato. Le nazioni occidentali, in particolare europee, fra cui anche l'Italia, esporta armi, e quindi sono interessi economici, non soltanto interessi geopolitici, ma anche interessi economici imprenditoriali, che appunto vanno contro gli interessi di un popolo. Queste... Sì, quando sono andati via americani, popolo curdo ha fatto subito d'accordo per basta che vivere tutti i popoli insieme, ha fatto d'accordo subito con Assad. Assad dopo cosa è successo? Assad lasciato, abbandonato, andata via proprio con militare. Abbiamo dato per basta che fermiamo questa guerra, basta che fare anche con russi, con americani, con russi, con tutti, basta che lasciano pace. Però una cosa sono abbandonato popolo curdo, nessuno non aiuta, come noi 2016 abbiamo preso un progetto di ospedale da parte di Tal Temir, città di Tal Temir, circa 50.000 abitanti, 130 villaggi, maggior parte sono cristiani, arabi, curdi. Abbiamo costruito un ospedale lì, invece questo ospedale, ringraziamo a tutti gli italiani, veramente tutte le associazioni hanno contribuito, questo hanno salvato un sacco di civili, quelli che da quando Erdogan ha bombardato di serie cani, grispi, tutti feriti da lì salvavano, portavano di questo nostro ospedale, noi Italia abbiamo fatto questo ospedale, importante, hanno salvato un sacco di bambini, donne, invece stanno ancora, aiutano, però c'è il rischio anche questo ospedale, il nostro ospedale ora a rischio, questa città di Tal Temir, perché già qualche villaggio hanno occupato da parte di dittatura Erdogan, anche i jihadisti ISIS hanno occupato questa cosa, è una cosa terribile sta succedendo, però nessuno non parla. Questo non possiamo rimanere in silenzio, perché Erdogan più di un mese fa, quando Europa un po' parlato, perché ha detto Europa se continua a fare critica su di noi, noi mandiamo immigrati. Immigrati chi sono? Quelli di ci sono circa 40.000 terroristi ISIS in carcere di curdi.
circa 800 di famiglia di ISIS proprio liberata da parte di dittatura di Erdogan. Erdogan con questi vuole minacciare. Per questo Europa deve intervenire subito, perché non è più problema di curdi, è problema a noi tutti. Se noi interveniamo perché noi popolo curdi già soffriamo tanto, non vogliamo altri popoli soffriranno. Per questo chiediamo comunità internazionale e bloccare questo massacro sul popolo curdi siriano. Grazie. Noi per quello che possiamo fare è appunto dare voce quanto più forte possibile alle persone che non riescono appunto a parlare o a esprimere i propri convincimenti. Un'altra nostra ospite è Angela Mona, che è appunto del Comitato Nazionale Un Ponte Per, un'associazione Onlus che fa progetti. Ecco, io volevo un po' innanzitutto capire perché bisogna aiutare i curdi e quali sono i progetti che la vostra associazione sta mettendo in campo sul territorio? Allora, intanto volevo ringraziarla per aver di nuovo acceso i riflettori sulla questione, perché quello che innanzitutto Un Ponte Per sta facendo da quando c'è stato l'attacco da parte della Turchia è cercare di mantenere viva l'attenzione con i media, con i social, con la politica tutta. Le attività che ha svolto principalmente il NES, cioè nel nord-est della Siria, in cooperazione e collaborazione con la Mezzaluna Rossa Curda, con il supporto umanitario, il supporto, diciamo l'aiuto anche per quanto concerne l'aspetto dell'istruzione, quindi si muove a 360 gradi sul territorio con i nostri cooperanti che a seguito dell'attacco sono dovuti rientrare in Italia anche a malincuore, i nostri medici, i nostri cooperanti, volontari tutti. Perché? Perché da parte di Erdogan c'è stata una violazione anche di quello che è il diritto umanitario, prima ancora del diritto umano, perché voglio sottolineare questo ed ecco l'importanza e il valore delle raccolte fondi, perché sono state bombardate le nostre ambulanze, sono state bombardate le centrali elettriche, sono state bombardate le centrali di potabilizzazione dell'acqua e va da sé che in un siffatto contesto sarà difficile poter prestare soccorso negli ospedali. Abbiamo dovuto riacquistare dei generatori, stiamo cercando di raccogliere fondi proprio per questo, perché l'emergenza umanitaria è tanta e nel corso di quest'arco temporale abbiamo avviato delle iniziative anche in Italia, abbiamo accolto quello che è, io faccio parte del comitato anche napoletano di Un Ponte Per e abbiamo accolto sia come comitato nazionale che come comitato locale, insieme al Comune di Napoli, l'appello delle donne curde, dove siamo riusciti a riunire una rappresentanza femminile su tutto il territorio nazionale, perché come dicevano anche loro è importante sottolineare che quello che sta facendo Erdogan è una vera e propria sostituzione etnica. Cancellando quello che è l'impegno della democrazia, della società civile e questo avviene completamente nel silenzio dell'Europa, che mi consenta il termine, ha perso un po' la memoria su questo è che noi principalmente dobbiamo batterci, perché assolutamente anche l'impegno delle donne curde, le conquiste che sono state fatte in Medio Oriente stanno per essere completamente sono minacciate, stanno per essere completamente annientate, anche il valore dell'istruzione, perché non dimentichiamo che daremo al mondo un futuro di bambini che non potranno accedere all'istruzione e non si può restare fermi, inermi davanti a questa situazione. Assolutamente la società civile, l'Europa tutta deve muoversi. Noi abbiamo chiesto, abbiamo fatto appello anche al governo per quanto concerne il blocco delle armi, ma non quelle in produzione, quelle che sono lì. Abbiamo richiesto il ritiro del contingente militare italiano che è presente lì. Abbiamo fatto delle azioni forti e ci aspettiamo delle risposte.
Adesso quale progetto? Al momento i cooperanti sono ritornati in Italia, attualmente stiamo cercando di aprire i canali per i corridoi umanitari, perché serve praticamente ogni cosa per le esigenze proprio di prima necessità e soprattutto per la salute, perché consideriamo la contaminazione delle acque, non essendo più potabili con l'attacco a queste centrali, quindi saranno in aumento sicuramente le infezioni e le contaminazioni. Un'ultima domanda prima di lasciarvi ai vostri impegni all'iniziativa, a Mr. Orkan, ma io vorrei farle una domanda che è anche una mia curiosità e mi preme molto ascoltare la sua versione, ma vi siete mai dato una risposta al perché i curdi sono stati, il popolo curdo è stato sempre tradito? È stato tradito da quando, cioè, tutti coloro che hanno avuto dei contatti o hanno avuto dei periodi di collaborazione con i curdi, poi hanno tradito il popolo curdo. Io, questo ne ho vergogna, io ricordo ancora quando fu fatto arrestare il vostro leader e c'era un presidente D'Alema, che appunto era il presidente del consiglio di quel tempo, insomma. Ecco, la domanda che io mi pongo e vi chiedo, se ve la ponete pure voi, qual è il motivo di appunto un continuo tradimento del popolo curdo da parte di tutti coloro che appunto hanno avuto rapporti o hanno rapporti? Sì, possiamo dire che non è prima volta, perché già dopo Seconda Guerra Mondiale, 1946, con appoggio di Stalin, loro hanno creato una Repubblica di Mahabad in Iran. Però purtroppo dopo un anno, con appoggio di Inghilterra, il Stato iraniano, loro hanno distrutto questo, la Repubblica, anche ucciso Presidente di Repubblica e due ministeri. E dopo in Iraq, per esempio, c'era una lotta molto forte contro bassisti che volevano creare una federazione con arabi, con iracheni. Però quando 1975 Iran e Iraq erano d'accordo, che intermediazione ha fatto americani con quello agreement di Algeria, direttamente loro hanno chiesto curdi iracheni: lasciate armi, andate via. Per quello motivo sono stati quasi 10 anni in Iran, quello, la famiglia Barzani, eccetera. E quello periodo anche fallito, questa cosa. E l'ultimo punto, in Rojava anche curdi, coalizione internazionale americana, insieme possiamo dire che abbiamo crollato questo Stato Islamico. E quando finito quella cosa, crollato Stato Islamico, noi abbiamo chiesto un statuto, riconoscimento, come l'autonomia di Rojava oppure Federazione Nord-Est Siria. Però politicamente sia americani sia paesi coalizione non hanno voluto che dare questo riconoscimento. Anche subito americani hanno fatto un accordo con Turchia che ha lasciato spazio, direttamente tirato esercito fuori confine, portato verso Deir ez-Zor, e un invito per Turchia: potete attaccare. Russia la stessa cosa, altri paesi, regione, Turchia sempre così. Per quello curdi come popolazione, come movimenti, noi abbiamo chiamato Kurdistan, non è solo
una colonia a quattro paesi che hanno occupato. Kurdistan è una colonia internazionale perché il cuore di Medio Oriente, gas, petrolio, acqua e tutto, una popolazione numerosa anche, non è che 10 milioni, 5 milioni, di più 45 milioni di popolazione. Allora questo può essere che dà un po' a paura anche a qualche paese, perché se diventa un grande paese con questa ricchezza, petrolio, gas, l'acqua, vuol dire una nuova forza in Medio Oriente. Però il nostro movimento invece, noi non chiediamo questa cosa, noi non abbiamo chiesto mai un paese indipendente, un stato nazione come Kurdistan. Il contrario, noi chiediamo un sistema democratico, uguaglianza, libertà, abbiamo chiamato confederalismo democratico. Per quello noi non tocchiamo confini. Noi vogliamo vivere ognuno suo paese, come chiamano, per noi non è importante anche Turchia, Iran, Iraq, Siria. Per noi è importante che noi siamo liberi o no. Noi siamo felici, possiamo vivere insieme a tutti questi popoli insieme o no. Tutte religioni, culture, eccetera. E quello è importante. Secondo me questa volta noi non permettiamo questa cosa, che possono abbandonare, andare via, usare come militari e andare via. Questa volta, quando dicendo questa cosa, non dico solo per curdi, per la forza, il popolo curdo. Questa volta abbiamo amici, questa volta, perché quell'epoca dicevamo nostri amici sono montagne, però adesso non diciamo solo questa cosa, adesso nostri amici i popoli, nostri amici internazionalisti. Prima novembre abbiamo fatto una manifestazione a Roma, almeno 30.000 persone sono partecipate, diverse realtà. E anche adesso vogliamo fare un corteo 21 dicembre a Napoli, speriamo che succeda una grande occasione anche per tutti i popoli che vivono meridionali, diciamo, possono appoggiare la lotta curdi per vincere, perché noi crediamo vincere finalmente. Abbiamo tantissimi dolori, eccetera, però comunque vinciamo. Noi come popolo curdo sempre paghiamo con sangue, con immigrazione, eccetera, però noi non paghiamo da solo. Secondo me il popolo europeo anche adesso pagando tante cose, con crisi economici, con nuovi partiti nazionalisti, con tantissimi diritti che perdendo, diritti sociali, eccetera, perché tantissimi paesi europei purtroppo non sono di più sociali. Anche l'ultimo punto, paesi europei, loro hanno creato tantissimi valori, diritti internazionali, eccetera. Adesso anche purtroppo perdendo tutti questi valori, per non perdere di più, per difendere Europa democratica, per difendere tutta umanità, secondo noi popoli occidentali anche devono appoggiare il popolo curdo. Grazie. Io ringrazio io voi, io un'idea ce l'ho su perché di questi tradimenti, lei lo diceva, perché il popolo curdo è un popolo forte. E quindi c'è paura appunto che questa identità di popolo che in voi è molto radicata possa creare appunto dei disequilibri nell'intera area. Questo è al di là delle questioni alle quali lei si riferiva, petrolio, acqua e tutti gli interessi geopolitici che stanno in quell'area. Io vi ringrazio del vostro impegno innanzitutto, vi ringrazio della cortesia, confermandovi che noi ci saremo sempre a dare la voce a chi porta avanti diritti, a chi porta avanti concetti di democrazia e di uguaglianza, saremo sempre appunto vicini al popolo curdo. Grazie.